Audio, la prossima volta il microfono. Il microfono. Mi sono dimenticato. Sì. Comunque, ho cliccato andiamo live, dovremmo essere live. In tale caso, buonasera a tutti, i soliti temerari in attesa. Simo. Simo. Mi torna l'audio perché c'hai, devi mettere muto YouTube. Comunque siamo live. Ciao ragazzi. Ah, Scusate i problemi tecnici. Stasera proprio abbiamo provato il salotto. Infatti c'è pure Danilo, se non buonasera. sbaglio. Oh. C'è il rientro, ragazzi, del mio audio. Rientro del mio audio. Ciao Danilo, buonasera. Dovete usare le cuffie. No, io ti sento bene. Io sento bene. Sì, però credo che nello stream torni il mio audio, giusto? Sì, adesso tolgo l'audio. Oh, Appunto. carissimo Danilo. Sì, c'è il rientro del mio audio. Devo mettere le Comunque ci cuffie? sta. Adesso. Ci siamo? Sì, lo Per me è ok. sento. Qualcuno di voi, raga, forse. Aspetta, aspetta. Prova. Prova, ero io. Ero io che avevo il browser aperto. Vabbè, scusate l'inconveniente, ragazzi. Ci può stare stasera la prima volta un multi ospite live. Andiamo per la presentazione. In basso a destra c'è Mister Ezio Porto. Ciao Ezio. Ciao. In basso a sinistra c'è Danilo, tecnico del lancio che magari già avete conosciuto in altre occasioni. Ciao Dani. Ciao. Non ci senti? Ok. In alto a destra c'è Simone, geometra genovesi. Ciao Simo. Ciao, ciao a tutti. Magari pure a te hanno avuto occasione di conoscerti con le chiacchierate insieme a Mister Favari. Danilo, forse sei un po' lento con la connessione, c'hai qualche altre pagine aperte che forse ti rallentano? No, magari provo col telefono, guarda, penso. L'audio pare bene. L'audio Va pare bene? funzionare bene. Non c'è. No, 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 no. Però tu arrivi un po' a scatti, però magari migliorerà col Ma il proseguire. video alla fine non fa niente, tanto. Ok. Comunque, nel frattempo che si collegano tutti, se le notifiche arrivano, Ezio, come avevamo già detto prima di andare live, ci vuoi raccontare un po', magari ricordare che tutto il discorso di Terra Magic, come mi è venuta l'idea del lancio del pane sonda, così iniziamo un po' a chiacchierare. Sì. Allora, abbiamo avuto la necessità di fare qualcosa fuori dai social e quindi abbiamo pensato di fare questa raccolta e abbiamo messo 10 euro per uno e quindi al fine poi di poter lanciare questo pallone aerostatico. Ci sono stati 6 mesi di lavoro, di progettazione, di dibattiti,
poi alla fine siamo riusciti, abbiamo avuto anche i permessi, quindi è stata tutta una cosa ben pianificata, insomma, ci ha rubato del tempo, però poi alla fine abbiamo visto realizzare il progetto. E quello che ci tenevo a dire è stato è stata la prima volta che un gruppo di persone che mettono in discussione la forma terrestre, quella ufficiale, è stata la prima volta che un gruppo di persone è riuscito a lanciare in aria una sonda per vedere il nostro pianeta dal di fuori, ecco. In Italia? In Italia, sì, perché con questo scopo. E niente, noi volevamo dimostrare anche che da un aereo di linea, molti dicono io ho visto la curvatura dall'aereo, dal finestrino di un aereo, insomma noi volevamo dimostrare anche che questo non è possibile. Non volevamo, al contrario delle polemiche che poi sono subentrate, non volevamo affatto dimostrare che la Terra è piatta a 35 km, perché è impossibile dimostrarla a quell'altezza lì. Volevamo semplicemente dimostrare che a quell'altezza lì una curvatura naturale non è possibile osservarla. Ecco, quindi se da un aereo di linea che vola massimo a 12 km non si vede una curvatura, figuriamoci poi a 35 km. Ecco, quindi, certo. Ma magari dopo sul tecnicismo ci arriviamo. Quindi tu, diciamo, l'idea è stata tua di fare comunque un esperimento, qualcosa di attivo, no? Sì, è stata mia, con l'aiuto di Matteo Succo, che lo saluto se è tra noi, e di Alessandro Aurelio, che sono stati i tecnici poi del primo lancio, insomma, delle prime programmazioni, ecco. Poi si è aggiunto Danilo, che ha offerto la location, ed è stato, devo dire, ne approfitto per ringraziarlo, perché è stato fondamentale per la riuscita del lancio. È stato fondamentale, certo, perché lui aveva competenze, aveva conoscenze, insomma, ha sbloccato un po' di nodi che si stavano creando. Sì, se non sbaglio hanno comunque partecipato in tanti, non tutti che si definiscono comunque terrapiattisti, perché avete creato pure il gruppo ATI per l'occasione, non sbaglio? Sì, c'è stato il gruppo ATI, che è una sorta di associazione terrapiattisti italiani, non c'è una vera associazione, cioè abbiamo creato questo gruppo qua per far confluire un po' tutti, anche chi non era poi un vero terrapiattista, ma aveva dei dubbi sulla forma, sullo sferoide oblato, ecco, e quindi abbiamo deciso di convogliare in questa pseudo associazione. Ripeto, non c'è niente di materiale, è stata giusto una voglia di fare qualcosa tutti insieme, di cercare di scavalcare le divisioni che ci sono state tra i vari gruppi e tutto qua. Quindi devo dire che magari sì, dimmi. Verremo a parlare un po' di tutto. Volevo chiedere a Danilo, tu come diceva Ezio, hai partecipato a livello tecnico, quindi ti sei preoccupato di che cosa in particolare? È un po' di tutto. Allora, un caro saluto a tutti. Mi sono occupato inizialmente ti abbiamo perso, Dani. Offri la location. Ti abbiamo perso, Danilo. Disattiva la camera. Fai solo audio, disattiva la camera. Ok. Dovremmo sentirti meglio ora. Mi sentite? Pare di sì. Allora, saluto a tutti.
Dunque, io inizialmente ho offerto per offrire la location e quindi di conseguenza ho pensato a fare la richiesta dei permessi per poter svolgere il lancio. Ok, quindi dal punto di vista organizzativo sei stato fondamentale, ecco, diciamo. Sì. Tecnicamente. Comunque, ti sentiamo un po' in ritardo, Dani, se puoi fare qualche magheggio per migliorare un po' la qualità dello stream. Intanto mo chiedo a Simone se invece tu, Simone, hai partecipato in qualche modo in particolare oppure hai fatto come me, solo a livello energetico. Sì, sì. Ogni tanto tiravo sul morale qualcuno che faceva, diciamo, ridere, perché erano tutti molto seri, impegnati coi calcoli. E volevo dire una cosa da aggiungere a Ezio. Io ho sentito delle persone anche che dicono che la curvatura la vedono dalla spiaggia. Certo, certo, la bella. Abbiamo sentito tante versioni. Infatti, appunto, vogliamo parlare subito del fatto che ci sono stati dei problemi tecnici, se vogliamo, allora, non è andato tutto. Io dico la mia. Analizzando tutti gli aspetti, sia positivi che negativi. Quelli positivi è stato innanzitutto che è stata una bellissima giornata in generale, perché comunque ci siamo tutti incontrati, quindi eravamo lì con la presenza e quindi già lì è stato un successo. È stata una bella giornata, è stato bello conoscerci, perché comunque una cosa è finché ci si parla nel virtuale, un'altra cosa è incontrarci personalmente. E quindi già quello è stato un successo. Poi, come già diceva Ezio, c'è stata la raccolta fondi che non è stata facile, i vari permessi, abbiamo fatto tutto da soli, ci siamo autofinanziati, non avevamo sponsor, anche perché comunque non siamo ben visti, diciamo, soprattutto a livello mediatico, quindi queste cose qui le dobbiamo fare da soli. Ci sono degli esperimenti che si possono fare da soli, ma il lancio di un pallone è molto impegnativo, sia a livello tecnico sia a livello economico, quindi queste cose per forza vanno fatte in gruppo, non si possono fare da soli. Ci sono invece poi degli esperimenti che si possono fare anche da soli, che vedrò anch'io di fare qui a poco tempo. Un'altra cosa, esatto, un'altra cosa che è stato un successo, che comunque per me era la prima volta per tutti, e comunque il pallone è arrivato a 35 km. E questa è una cosa che secondo me tutti sottovalutano, ma io credo, io mi sono reso conto che è una cosa complicata, e comunque il pallone è arrivato a 35 km da testa, e quindi anche questo per me è un successo. Assolutamente. Quindi io per me l'altro è stata positiva. L'unica nota negativa, che purtroppo non è colpa di nessuno, è stata che c'è stata la rottura di quelle due telecamere. Non è che noi avevamo messo una telecamera solo GoPro, non è che siamo cioè così ingenui, ne avevamo messe tre proprio per vedere la differenza dell'effetto, anche per confrontarle. Purtroppo quelle due, non T-Shies, si sono rotte, non so se i file sono stati persi, ma comunque anche se sono stati recuperati so che al massimo c'è 10 minuti, un quarto d'ora. 20 minuti e 20 minuti sono. Quindi diciamo non raggiunge delle altezze significative che volevamo raggiungere, ed è per questo che poi è nato comunque Augusta 2, perché diciamo che tutti, diciamo, gli obiettivi che ci eravamo imposti ad arrivare, c'è stato questo piccolo inconveniente che diciamo ha fatto, tra virgolette, saltare il progetto. Sì, sì. Io infatti volevo sottolineare che comunque ci sono stati tantissimi aspetti positivi, come hai detto tu, che è quello dell'intraprendenza, che effettivamente si è creato qualcosa che ha avuto l'occasione di riunirci in qualche modo, anche di opinioni diverse,
la possibilità di contribuire a tanti, di sentirsi partecipi. Abbiamo fatto pure la live, quindi nel possibile abbiamo condiviso quello che stavamo facendo. E obiettivamente, personalmente, nel primo tentativo, anche se il lancio del pallone non è così innovativo dal punto di vista della ricerca, perché appunto nelle altre parti del mondo è stato fatto con questo scopo, è comunque un'iniziativa. Aspetta che è tornato Danilo, se ne va, torna. Sembra problemi con l'audio. È comunque un'iniziativa che ha avuto successo. Io tecnico proprio con l'audio messo peggio. E comunque ha avuto successo da quel punto di vista, ed è stato il primo passo, può essere considerato un primo passo di ricerca nuovo, condivido. Per me, come vi ho pure detto lì durante la giornata, l'errore c'è, è perdonabile, ci può stare, e non lo so, alla fine è stato solo una questione di qualità di telecamera, o sbaglio? Sì, è stata una cattiva scelta nell'acquisto delle telecamere, però io non voglio dare la colpa ora al tecnico che ha consigliato quelle telecamere piuttosto che altre. Guarda Piero, io penso che errare sia umano, no? Quindi questi errori che sono stati fatti, io posso sperare, posso anche in un certo senso garantire, visto lo sforzo che stanno facendo adesso nello staff tecnico, che non si ripeteranno nel secondo lancio. Però io vi posso garantire che ci saranno altri errori, perché siamo umani. Sì, a parte il garantire, sappiamo come funziona. E sicuramente pioveranno altre critiche, no? Però le critiche sono inevitabili. Ecco, ci sono critiche costruttive che noi le prendiamo e le usiamo per rafforzare Augusta 2, e ci sono quelle distruttive. Quelle distruttive non... cioè ci sono le critiche distruttive fatte dai troll, e là ci siamo abituati un po' tutti quanti. Ci siamo fatti le spalle dopo anni. Sì. Però poi ci sono le critiche fatte da chi dovrebbe essere dalla tua parte, e a quelle si fa fatica ad abituarsi. Perché in un modo e nell'altro dovremmo essere tutti dalla stessa parte, quindi l'obiettivo comune è quello della ricerca, di cercare di dare quante più spiegazioni possibili a noi stessi in primis e poi agli altri. Queste critiche fatte per distruggere qualcosa che sta per nascere sono deleterie per tutti, non solo per noi, ma anche per chi le fa. Ok, ricapitoliamo che comunque il lancio è stato un successo dal punto di vista organizzativo ed è stata una bellissima giornata. Il pallone ha raggiunto quote che erano nelle migliori aspettative. Il data logger ha funzionato. 36 chilometri, sì, cavolo. È atterrato a tipo meno di 30 chilometri dal punto di lancio. Praticamente io mi ricordo sulle nostre teste. Quindi, 18 sì, chilometri, quindi, io mi ricordo. 18 chilometri, ecco. Quindi pure calcoli fatti bene. Perfetto, diciamo, perfetto. L'unica pecca, queste due telecamere non di qualità delle migliori, che si sono fuse perché si sono surriscaldate, tutte e due poi allo stesso punto, come esatto, ho visto io pure. Esatto, tra le nuvole. E poi, se ci fai caso, il video è proprio tra le nuvole, che poi 10 minuti siamo riusciti a riprendere, gli altri 10 minuti c'erano dei file corrotti, e quindi poi alla fine Enzo e l'editing che ha fatto poi il documentario, siamo riusciti a recuperare altri 10 minuti, e ci sono altri file corrotti che stiamo lavorando, magari riusciremo a sbloccarli, se riusciamo a risolverli, a risolvere gli errori, magari li mettiamo online, boh, che ne so. Sì. Io, visto che hai nominato le critiche, i tipi di critica che avete ricevuto, diciamo, sono tre. Il primo, che lanciare il pallone non è nulla di nuovo e l'avete fatto anche male. Mm-mm. Giusto? Mm. Che, allora, come abbiamo... Allora, la critica, allora questa critica qua, io non la guardo nemmeno questa critica qua, perché
Invece è stato qualcosa di nuovo, è stato qualcosa fatto da chi, ripeto, mette in discussione la forma terrestre. Quindi fino a mo' in Italia nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Quindi siamo usciti dal social, ci siamo incontrati, persone vere, abbiamo messo un pochettino di soldi tutti, ognuno di noi, e abbiamo lanciato un palo. Cioè, è stata una cosa straordinaria per chi era lì, veder realizzare un sogno, cioè vederlo concretizzare. Questa è stata una cosa straordinaria, quindi che magari non rende l'idea per chi non ha partecipato, per chi non è stato lì, però vedere il mondo dal di fuori e vedere che l'abbiamo visto con i nostri occhi, non tramite immagini NASA o immagini, cioè siamo stati noi ragazzi comuni, abbiamo messo dei soldi e abbiamo cercato di vedere il mondo dal di fuori, da quello da come ci viene abitualmente l'Italia. Sì, l'Italia in genere, però mi riferivo proprio a una visuale dalla stratosfera del nostro pianeta, ecco. Riguardo questa critica, l'osservazione in sé per sé non è... Scusami, Piero, scusami una... Questa critica qui, che poi secondo me è stata fatta da chi o un troll o da chi non ha partecipato, perché chi ha partecipato, chi è un flat earther oppure chi comunque non crede nello sferoide oblato, penso che non sia una critica che abbia sollevato, quindi a me non mi interessa questo tipo di critica, quindi sinceramente, non la vedo neanche una critica. Sì. Voglio finire il discorso delle critiche, no? Poi dopo ti lascio. E invece le altre due critiche che sono state sollevate, sempre dalla stessa persona, poi c'è stata la critica in cui è stata fatta una meme in cui si diceva che noi del progetto ATI avessimo modificato le immagini del documentario al fine di nascondere la curvatura. E poi c'è stata un'altra critica, sempre fatta dalla stessa persona, in cui diceva che nel documentario si vedeva la curvatura. Quindi queste due critiche fanno un po' a cazzotti tra loro, perché dicono l'esatto contrario l'una dell'altra. Allora, questa critica, magari ci voleva arrivare dopo, però visto che l'hai tirata fuori... Da quello che ho sentito, stiamo parlando di Dharma, alla fine la conosciamo tutti e sappiamo che come sono andate le cose pure dopo la conversazione con Agostino. Dalla conversazione d'Agostino, lei, a parte l'atteggiamento, che tu parlavi della mem pure, immagino, comunque, a parte l'atteggiamento che ognuno di noi... Ricordiamo la meme è partita da lei, ricordiamo. Aspetta. Che la meme è stata creata da lei. Con calma. Noi comunque ognuno di noi è fatto a modo proprio, quindi lasciamo perdere il modo di esprimersi. È bene mettere i punti da dove parte tutta la... È stata una meme creata da lei che poi è stata divulgata, altre persone l'hanno utilizzata, però è partita da lei. Vabbè, comunque, da quello che ho sentito nella conversazione con Agostino, perché comunque Dharma è stata con noi durante il lancio, ha contribuito, ha partecipato. Oltre questo, Dharma era anche nello staff tecnico, quindi io l'ho voluta anche nello staff tecnico, appunto perché quello che volevo evitare è che si creasse un'altra dottrina nella dottrina. Quindi... Ma infatti il discorso è quello che dalla conversazione che ha avuto con Agostino, pure tu prima hai detto non possiamo dimostrare che da 35 chilometri la Terra è piatta, però esatto. A quanto pare l'avevate scritto nel documentario. Non è scritto, è vero, nel documentario. Ma non è vero, questa è la cosa assurda. Io penso che Dharma non abbia neanche visto il documentario o abbia inteso delle parole per altre. Io sfido chiunque a vedere il documentario e a dirmi dove sta scritta questa cosa qui. Non è scritta da nessuna parte, non... Noi abbiamo semplicemente detto che a 35 chilometri noi dimostreremo che non è possibile osservare curvatura. Non abbiamo detto che a 35 chilometri non c'è curvatura. Quindi non è possibile osservare nessuna curvatura a 35 chilometri. E questo che è stato detto, è stato scritto, lo dico anche io nel documentario. Quindi ti fanno delle osservazioni anche false. Io con Dharma comunque...
ci sto in ottimi rapporti, il suo punto di vista, Ma il suo guarda, punto di vista io lo... il punto di vista Ok. di Dharma per me, per noi, era prezioso. È prezioso perché era una persona, è una persona che, al contrario di chi dice la Terra è piatta, appunto, lei ha una visuale diversa. E io volevo utilizzare questa visuale diversa appunto per non creare un'altra dottrina. Cioè per dire, non ci chiudiamo dietro un'altra, io sono convinto che la Terra è piatta. Teniamo la mente Assolutamente. aperta ad altre, infatti l'avevo messa anche nello staff tecnico al fine di poterci aiutare nel fare Augusta 2, nel consigliarci quali accessori comprare per dimostrare le sue teorie. Alla fine però ti devo dire sinceramente che non si è dimostrata neanche all'altezza del suo compito, perché uno ci ha criticato e ha criticato il suo stesso progetto, perché se stai Vabbè. nel... Vabbè. Fammi dire, perché comunque dal punto di vista della ricerca, come abbiamo visto, hanno partecipato chi segue un modello, addirittura pure qualcuno che non crede che la versione ufficiale sia normale, quindi Sì, ma è è stato anche fatto Danilo. allo scopo di ricerca, no? Allo scopo di ricerca, di analisi, fatto in casa, fatto verificabile da noi, a cui noi abbiamo partecipato, giusto? Dal punto di vista tecnico, ritiene che si doveva fare un'analisi più accurata senza trarre conclusioni, perché comunque alla fine lo strumento non era dei migliori, avendo solo la GoPro. Nessuno ha tratto conclusioni, Piero. E ne nessuno di noi almeno. Poi se le persone hanno visto la Terra piatta a 35 km o un discorso solo, noi abbiamo semplicemente dimostrato quello che volevamo dimostrare, che a 35 km non è possibile osservare nessuna curvatura naturale. Le curvature che si vedono sono distorsioni della camera Ok, GoPro. Punto. intanto Ed mo è vado quello, anche. ripeto, ed è quello che viene detto anche nel documentario. Nessuno ha mai affermato che a 35 km abbiamo detto che non c'è curvatura, che la Terra è piatta, non abbiamo mai detto una cosa del genere. Io avevo visto il documentario dopo quando è uscito, è rimasto su pochi giorni e avevo visto lo screenshot, non l'ho visto live, quindi ma non è quello che No, interessa. ma vedilo, Io... non è stata l'unica cosa che abbiamo fatto. E che dopo c'è stato un problema col copyright e quindi abbiamo omesso quel pezzo di video dove si descriveva l'effetto che fa la telecamera quando sale o scende e quindi l'abbiamo tolto, ma per il resto il Aspetta che... documentario è restato uguale, cioè anche all'inizio c'è la scritta che dice dimostreremo che a 35 km non è possibile osservare nessuna curvatura. Ma non diciamo che a 35 km la curvatura non c'è, diciamo che a 35 km non è possibile osservarla e sono due cose diverse. Sì, aspetta Lo puoi anche che... vedere, come puoi anche farlo No, 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 partire. no. Io, visto che l'hanno pure chiesto in chat, a livello tecnico, quali sono state le conclusioni, appunto? Che tipo di analisi è stata fatta? Perché io ti faccio vedere gli screen. Che comunque è della conversazione di Dharma con E poi Agostino. Era l'attendibilità delle immagini e dell'esperimento che era in questione, non la poi nella curvatura. discussione, esatto, nella discussione che cosa si evince? Nella discussione con Agostino, scusa, si evince che effettivamente non si può dire se c'è una curvatura o no, perché bisognerebbe capire come vengono tarate le telecamere GoPro Cacchio, non l'ho e scaricato. cosa stai cercando? Eh no, c'avevo gli screenshot, ma non l'ho scaricato da WhatsApp. No, ma puoi vedere Perché? tranquillamente il No, no, documentario. no, Che... no. Io voglio che tutti quanti lo vedano, c'è per... C'avevo gli screen di Dharma che mi ha mandato per far vedere delle rilevazioni che aveva fatto lei dal filmato Ma originale, ma non. le rilevazioni che aveva fatto lei non tenevano conto delle distorsioni che può avere una GoPro anche al punto centrale, che lei diceva c'è una X, ma lei non sa se le GoPro vengono tarate in un determinato modo e quindi è un dato che manca Esatto. e che i fornitori non forniscono. Quindi
lei è andata oltre il fornitore stesso, quindi ha fatto delle teorie molto personali e diffamatorie, perché non corrispondono al vero. E però te sei poi anche, devo dire, nello staff tecnico, quindi puoi confermare che tutto quello che dico è quello che poi si è parlato nel... Io, come hai visto, non sono stato molto partecipe nelle chat, qui pure sul canale mi hanno chiesto ogni live, ogni volta che facevo la live, quando arrivano le immagini, io ho sentito quello che ho potuto osservare. Privatamente con Dharma abbiamo proprio discusso il tipo di osservazioni che ha fatto lei, e la conclusione è che non ci avevamo uno strumento adeguato per arrivare a nessun tipo di conclusione, esatto. Giusto? Esatto. E lei diceva, però, da determinate, io ripeto, non ho visto, quindi non posso confermare, però è stato invece confermato che hanno dimostrato l'assenza di curvatura, che la Terra è piatta. Dal punto di vista di ricerca, io non so chi abbia detto questo, di certo noi no, di certo noi no, cioè nessuno di noi ha detto abbiamo dimostrato che la Terra è piatta, io non lo so, non l'ho mai sentito, neanche io comunque sentito, l'hai sentito nella chat questa cosa? No, pure nella conversazione con Agostino, che Dharma dice perché avete affermato? Chi mai ha affermato lei... una cosa del genere? Però io mi ricordo che nella conversazione, cioè pure Agostino diceva, io non lo so chi ha detto questa cosa. Io ho fatto anche l'intervista prima del documentario con Agostino, che dura 1:50, c'è anche Alex Semias, ma anche in quell'intervista io non ho mai detto abbiamo dimostrato che la Terra è piatta, cioè, assolutamente. Ok, dal punto di vista di analitico, che conclusioni avete tratto riguardo le immagini, i dati? Non lo so se ce lo vuole dire Danilo, tu Ezio, tu Simone. Vai Danilo, vai. Dunque, sto sentendo diciamo un po' di polemica riguardo a questa sonda che abbiamo mandato su. A me sinceramente le polemiche piacciono poco, perché sono più una persona di fatti che di chiacchiere. Dunque, direi che per quanto riguarda le critiche, penso che noi non dobbiamo rendere conto a nessuno. Questo progetto, in questa cosa che è stata fatta, soprattutto mi sono divertito. Dunque, seconda cosa, sono una persona che, piuttosto che stare tutti i giorni in internet, in Facebook a commentare eccetera, diciamo, piuttosto faccio, mi dedico ai fatti più che alle chiacchiere. Dunque, qua ho visto persone che magari o con fantasia o con magari spirito costruttivo, chi magari con dei toni denigratori, ognuno ha detto la sua. Mi sono occupato di far sì che alla fine questa sonda volasse, posso dire che tutto quanto riguarda soprattutto me è stato fatto in buona fede, praticamente io personalmente ho fatto volare la sonda perché non dovevo convincere l'umanità che la Terra è piana, ognuno fa le sue conclusioni dalle immagini che si vedono. Sì. Assolutamente, però siccome hanno partecipato in tanti, no? E hanno partecipato con lo scopo della ricerca, una parte perché comunque alla fine è quello il discorso. Che tipo di conclusioni avete tratto, appunto, a seconda dei dati e la rilevazione? L'inattendibilità, non so. Beh, le conclusioni, io a mio modo di vedere curvature significative per dire che la Terra non è piatta ed è sferica, non le ho viste. Dati che possono certificare che è piana
penso che non siano diciamo idonei per certificare che sia piana, ma non mi lascio nessun dubbio sul fatto che sia congrua. Non mi viene in mente, però ognuno è libero di vedere e di valutare quello che ritiene opportuno, perché sono convinto che ognuno deve trarre delle proprie conclusioni per quanto riguarda. Quindi le tue sono che è inattendibile comunque lo strumento, ma personalmente escludi la concavità. Ma io non, da come la vedo io, però potrebbe essere anche una mia limitatezza, io non la vedo concava, anzi mi fa anche un po' Ok, a posto. Però va benissimo, cioè io rispetto le opinioni di ognuno, sono un curioso, ecco qua, quindi da curioso faccio il gioco. Assolutamente, Dani. Praticamente, nel senso che non vado a... diciamo a dar luogo a soprattutto ad attriti oppure a creare... ok però diciamo a livello tecnico erano quelle le conclusioni, magari mo torniamo. Beh, da te Dani. Simone, guarda, le telecamere sicuramente non sono stati utilizzati per quanto riguarda le riprese, però va bene, tranquillo. Cioè, io, no, che poi, io ragazzi, stiamo pensando di rifarlo meglio. Stiamo puntando addirittura la cupola. Chi mi segue lo sa che comunque quello che sto facendo qua sul canale è di esporre in maniera proprio live insieme a tutti quali sono i pensieri, quali sono i punti su cui discutere. Io comunque assolutamente neanche io voglio alzare la polemica, ma le polemiche c'erano. Però mo torniamo da te, Dani. Simone, tu che ne pensi a livello tecnico riguardo immagini e dati? Scusa. Allora, io apprezzo la bellezza, diciamo, delle immagini, però non arriva a nessuna conclusione personale riguardo a questo lancio, perché con la GoPro, secondo me, ognuno può vedere la realtà che più preferisce. Per quanto riguarda le critiche, di solito le critiche io penso che derivano sempre da chi non fa nulla. E quando non si fa nulla nella vita non si ottiene mai nulla. Quando si fa qualcosa, qualcosa succede sempre. Possono esserci cose positive, cose negative. Magari dalle cose negative si prendono altri spunti che portano a cose ancora più positive di quelle che si pensava di realizzare prima. Quindi più esperimenti si fanno, meglio è. Tanto le critiche ci saranno sempre, anche se uno fa tutto perfetto, ci saranno sempre. Ad esempio, mi pare che in Francia hanno lanciato un pallone che hanno ripreso a 30 km d'altezza senza fisheye e c'era un orizzonte praticamente, possiamo dire, piatto, e comunque anche lì c'è stato le critiche. Focus, che è una rivista scientifica, dopo che aveva smentito l'effetto Coriolis qualche mese fa, che tutti dicevano ma esiste l'effetto Coriolis nel lavandino, nel bagno, Focus qualche mese fa ha detto che l'effetto Coriolis nel lavandino e nel bidet non influenza questa cosa, e tutti invece chi ci criticava ci mandavano questi video che c'erano queste persone all'equatore che facevano vedere il fenomeno di Coriolis, che la scienza l'ha smentito. La scienza, sempre su Focus, dice che la curvatura è possibile già vedere a 20 km. Questo pallone qui è andato a 30 km senza fisheye, hanno fatto un ottimo lavoro e comunque sono state critiche anche lì. Quindi noi, se non si occupano le telecamere, comunque sia, se, le critiche c'erano comunque. E il fatto anche se avesse funzionato tutto correttamente e vedevamo un orizzonte piatto, non avevamo dimostrato che la terra era piatta, assolutamente. Si dimostra solo che a 30 km non è possibile vederla, magari c'è, ma non è possibile vederla. Poi ci sono anche vari scienziati che a seconda della propria convenienza possono decidere da un giorno all'altro che anche a 30 non è più possibile vederla, infatti c'è Neil che dice che fino a 100 km di altezza è tutto piatto. Quindi siamo un pochino in questa situazione, però secondo me la cosa fondamentale
è avere sempre il dubbio, non pensare mai nella vita di essere arrivati e sempre provare a fare le cose, perché provando si ottengono dei risultati, quei risultati si valutano, si ragiona, si va avanti, se ne fanno degli altri. Si devono fare, secondo me, esperimenti sia in altezza, ma secondo me ce ne sono tanti che possiamo fare anche qui a terra, e io ne avrò in mente qualcuno e che poi farò. Io penso questo. Sì, ma infatti altri esperimenti, altri aspetti tecnici magari ne parleremo un'altra volta, perché comunque mi piace sta cosa della chiacchierata tutti insieme. Quindi diciamo, a livello personale, come me, Simo, hai detto purtroppo stavolta ci abbiamo solo la fisheye, con questo lancio dobbiamo pensare al prossimo. Ci godiamo comunque il bel paesaggio della nostra Italia. Assolutamente. Ezio, invece tu che cosa volevi dire riguardo le tue considerazioni personali? Vai. Considerazioni tecniche, dici? Sì, tecniche oppure, perché comunque riguardo il fatto che Danilo ha detto non dobbiamo spiegazioni a nessuno, comunque diciamo sì, è vero da una parte, però dall'altra c'erano tanti contribuenti. Allora sì. Allora, queste le spiegazioni le assolutamente si devono alle persone che hanno contribuito. Le persone che hanno contribuito hanno avuto tutte le spiegazioni necessarie. C'erano le persone che erano sul posto e le persone che comunque sono in chat non sono potute venire. Loro hanno il diritto di avere tutte le spiegazioni possibili, le hanno avute, hanno avuto la possibilità di guardare anche i file originali, cosa che invece non hanno diritto tutti gli altri, perché voglio ricordare che innanzitutto è stato un evento privato e non pubblico. Abbiamo fatto il documentario, che è stato una sorta di riassunto, ma è un documentario appunto che descriveva l'incontro che abbiamo fatto e quello che le telecamere sono riuscite a riprendere in breve, perché considera che ci sono 3 ore e rotti di video fatti tra la GoPro e le altre 2 telecamere lineari. Considera anche che la qualità del video era altissima, quindi ogni 10 minuti ti creava un file da 3 GB, cosa del genere. Quindi anche scaricare 10 minuti di filmato è diventato impegnativa come cosa, ha portato via più di 10 giorni solo per scaricare il video. E quindi, ripeto, tutte le persone che hanno contribuito, sia venendo lì e sia economicamente, sono state tutte, hanno avuto tutte le spiegazioni possibili, ci sono state tutte vicino, solidali. Il resto io voglio dire, ripeto, la GoPro dal mio punto di vista, anche se fosse stata una telecamera che non adatta per questo tipo di esperimento, è l'unica telecamera che si è salvata e quindi noi dobbiamo in un certo senso dirgli anche grazie. Secondo me, Ezio, non c'è la necessità di avere questo atteggiamento difensivo, perché alla fine il risultato è il risultato, no? Finisco che così poi capisci tutto il... E ti dicevo, dal mio punto di vista, anche se appunto queste GoPro hanno distorto l'immagine, si evince chiaramente che a quell'altezza lì, perché poi quando la telecamera raggiunge una certa livellatura con l'orizzonte, si evince chiaramente che non è possibile osservare curvatura a quell'altezza lì, non è assolutamente possibile. C'è una distorsione ai lati che la rende concava oppure convessa, ma osservare una curvatura... Per quel poco che ho visto, diciamo che pure sta conclusione non la si può trarre, perché il funzionamento è molto oscillante ci sarebbe bisogno di sapere se ci fosse stato un giroscopio o una barra, allora sì. Però così, diciamo, appunto si rifarà un lancio migliore, il discorso. Però questo è indispensabile dirlo, perché se era stato fatto un lancio così e poi abbiamo lanciato il documentario, chi vuol capire capisca, chi non vuol capire non capisca, è un conto. Ma il progetto ATI continua, cioè noi stiamo andando avanti.
Okay. Augusta 2 è in opera, quindi ci saranno dei test in questi giorni in cui verranno proprio tastate le nuove telecamere, le nuove, cioè facciamo le cose con criterio, e voglio ricordare, è stata la prima volta, quindi eravamo tutti inesperti. Adesso siamo meno inesperti, siamo sempre inesperti, ma siamo meno inesperti, ecco. Sì, io voglio pure, capito, rendere utile questa live per darvi anche la possibilità di esprimere bene i concetti, di, bravo, replicare e dire la vostra alle critiche. Io personalmente, se ti ricordi Ezio, quando eravamo lì dopo il lancio, che tu hai detto aspettiamo a rilasciare le immagini, aspettiamo qualche giorno, io ti dissi, secondo me è meglio dire come sono andate le cose, magari vero. Ne chiacchieriamo subito. E dopo le cose si sono dilungate, abbiamo aspettato tantissimo per il documentario che poi l'hai tirato giù, rimesso, non lo so esattamente come sono andate le cose. C'è, però secondo me, scusa se ti interrompo, c'è da dire che comunque eravamo anche in periodo di ferie, quindi sì, ognuno era anche in vacanza e cioè ci stavamo dicendo di rilassare prendendo qualche giorno, perché era agosto. Okay, io tecnicamente non sono all'altezza e lascio fare. Guarda Piero, puoi fare te un esperimento, cercare di scaricare anche solo i primi 10 minuti delle riprese di Augusta e mi dici quanto tempo ti porta. Cioè, è davvero stato lucrante solo l'attesa di riuscire a scaricare nell'hardware i file originali, capisci? Di riuscire a scambiarceli tra noi. È stato comunque già quello un lavoro che ha portato via tanto tempo. Io non è che io vi sto chiedendo, questa è una cosa mia personale che te l'avevo detta pure live e l'ho ripetuta qua, non è che voglio aggredirti criticare questa cosa. No, perché penso che per il bene di questa ricerca sia pure utile. Chiaro, ma io vorrei rispondere. Acquistare anche credibilità e sincerità. La mia era una risposta a tutte quelle persone lì che dicono: io voglio i video originali. Cioè, chi siete che vuoi i video originali? I video originali vanno alle persone che hanno contribuito, che hanno partecipato a questo progetto privato e non pubblico. Quindi i video originali sono nelle mani di tutte quelle persone, 80 persone che hanno contribuito. Queste persone che dicono io voglio i video originali, io a queste persone faccio un invito invece. Se avete qualcuno che conoscete nel progetto ATI, di partecipare a Augusta 2, contribuire fisicamente ed economicamente, e allora avrete diritto anche voi di partecipare. Quindi tranquillamente siete invitati tutti quanti. Chiedere di poter visionare i video originali quando poi molte persone sono in malafede, lo sappiamo bene tu e io, no? E io non ne vedo necessità, cioè è un evento privato e il materiale resta nelle mani di chi ha contribuito economicamente e fisicamente all'evento, punto. Ok, allora, quindi un lato della critica te l'ho detto, il discorso di questa l'hai aperto subito, io ci volevo andare dolcemente, però vabbè, è andata così. C'è pure una parte che dice no, questo tipo di ricerca secondo me non è adeguato, non è, o comunque non gli stai a genio come personaggio, diciamo, purtroppo così, come avete detto, tutte e tre le critiche ci stanno sempre. Io giusto per considerarle tutte, se volevi dire qualcosa, volevate dire qualcosa. Chiaro. Niente, io cos'altro volevo aggiungere? Niente, basta, mi sembra di aver detto, di aver risposto alle... Volevo chiedere a Danilo magari qualche dato interessante, perché i ragazzi comunque in chat stavano chiedendo, visto che hai risposto pure a qualcuno, se lo vuoi dire a voce i dati pure che... Sì, allora parliamo di qualcosa di più interessante che potrebbe essere i dati raccolti. Sì, ho risposto a qualcuno che voleva sapere la temperatura registrata alla quota massima raggiunta, che è di 47 gradi centigradi,
A quella quota abbiamo rilevato una pressione di 500 pascal, una pressione bassissima, in cui il pallone non poteva far altro scoppiare. E dunque, che dire, abbiamo potuto vedere che fino ad una certa quota la temperatura è diminuita per poi ricominciare a salire, tranne un breve picco per cui non siamo giunti a una conclusione, brevissimo, dove praticamente anche l'umidità risultava zero, e per poi continuare ancora a risalire fino ad arrivare appunto a 35.547 metri alla temperatura di 47 gradi. Dunque, a quella quota l'umidità rilevata era zero. Ha avuto una velocità di salita piuttosto omogenea, un brevissimo picco che si riconduce nel momento in cui attraversava le nubi per i moti convettivi dell'aria. Ha avuto solamente un breve rallentamento pochi istanti prima dello scoppio, e questo potrebbe essere dovuto alla bassissima pressione che c'era esterna, quindi la spinta idrostatica probabilmente diminuisce a un certo punto, e la pressione interna del pallone diventa maggiore, per cui come efficienza spinta idrostatica peso del pallone diminuisce. E Danilo, c'è una domanda, che modello di GoPro avete usato? Se si può sapere, perché lo chiedono. Ma non penso sia un segreto, guarda, siccome non lo so, però ce l'ho qui, la prendo e così la mettiamo. No, giusto per... Ma no, siamo precisi, facciamo chiarezza. Perché magari poi ci dite i miglioramenti che volete fare, se volete intervenire per qualsiasi cosa, Simone, Ezio, qualcosa pure che vi ritorna in mente, fate pure. Lascio finire a Danilo. Comunque doveva essere una GoPro 4 Hero, dovrebbe essere. Ok, che però alla fine è stata, non era la telecamera che aveva il centro dell'attenzione, si sperava nel funzionamento delle altre due. E poi ricordiamo quello che è successo, cioè ormai diciamolo, no? È arrivata a quell'altezza lì, poi si è... Ecco, quella è la telecamera. Poi si è spenta, non riusciamo a capire per quale motivo. Infatti non abbiamo neanche le riprese della caduta. Quindi non abbiamo le riprese della caduta della sonda. E inspiegabilmente ha ripreso a funzionare quando abbiamo aperto la scatola. Quindi questa è stata una cosa testimoniata da... Eravamo lì, io, Danilo, Agostino Favari... Luigi Angrisano, non ricordo chi altro, e abbiamo aperto la scatola e proprio in quel momento ha ripreso a funzionare. Ce ne siamo accorti dopo, quando abbiamo visto i video, che praticamente c'è la caduta, non c'è, e invece c'è poi quando le nostre facce, quando abbiamo aperto la scatola. Quindi e tu c'eri, quindi Piero, puoi anche testimoniarlo anche te, quindi non riusciamo a capire per quale motivo anche la GoPro a 35 chilometri abbia smesso di riprendere, per poi riprendere una volta atterrata. Quindi non lo so, non ho idea, forse temperature alte, non,
forse al momento che abbiamo aperto la scatola, il calore, la... Riguardo le due telecamere, ho notato che comunque si sono fuse tutte e due allo stesso punto, quindi... ma erano evidentemente anche bruciate, se ti ricordi bene, era un po' sciolta la plastica. Esatto. Vabbè, invece, che poi magari andiamo a rispondere un po' di domande, che miglioramenti, che idee ci avete di Augusta 2, se ci avete a te la parola, qualche dettaglio. Queste sono notizie riservate, direi. Ok. Va bene. No, cioè il gruppo lo gestite come meglio vi va. Cioè qua... Vi promettiamo che questi errori non li ripeteremo. Ne faremo altri, ma questi no. Io vi voglio pure far capire, perché visto che il punto di vista vostro lo vedo e lo capisco perfettamente, però che ci sono altri punti di vista. Secondo me l'occasione di unire con lo scopo della ricerca senza una difesa di qualcosa, di un modello o di un'informazione. Non c'è, Piero, non c'è nessuna difesa di nessun modello, anzi sono tutti invitati a contribuire nel progetto, ma appunto chi contribuisce materialmente, fisicamente, economicamente, chi contribuisce a parola non ci interessa, perché non abbiamo bisogno di parole, siamo già tante persone, tu lo sai bene, la chat ogni giorno ci sono 700 messaggi, quindi di parole ne abbiamo tante, e quindi chi vorrà contribuire ad Augusta 2 naturalmente abbiamo fatto questa piccola regola che sono tutti invitati, tutti sono ben accetti, ma ci deve essere la garanzia da parte di qualcuno che è già nel progetto, quindi onde evitare infiltrazioni di troll o di persone che hanno un fine, un secondo fine, sappiamo bene che i rischi ci sono, quindi chi vorrà contribuire e ha degli amici già nel progetto è benvenuto, sì, sia economicamente che fisicamente, quindi... No, io pure il fatto che abbiamo trattato gli aspetti anche negativi, magari abbiamo sorvolato troppo quelli positivi e siamo andati su quelli negativi in effetti, però io voglio pure farvi capire la prospettiva di tanti che comunque, poi magari parliamo pure della conferenza, Danilo, se non è privata pure quella. È privata pure quella. No, ad esempio, no, Danilo, allora saluto Danilo, che alla fine non se l'è sentita per la live, nel titolo ci sono quattro ospiti. Ciao Danilo, e lui ha pure evitato perché comunque sa di questo clima così scaldato, voi comunque spesso. Guarda, anzi, bella sta cosa qui, Danilo è un endosferista, quindi in un certo senso è dalla parte di Dharma, però è nel gruppo, quindi è tra noi ancora, ha capito le dinamiche, ha capito che non c'è stata nessuna voglia di nascondere come tutte queste calunnie che ci sono piovute addosso, ed è rimasto nel gruppo, quindi è dalla parte di Dharma, secondo una concezione della Terra endosferica, ma comunque nel gruppo, dimostrando di fatto che c'è stata da parte nostra tutta la chiarezza con tutti i membri del gruppo, quindi questo è un dato empirico. Io appunto saluto pure Agostino, che mi ha inviato degli audio, ma come ho detto mi ha risposto a modo suo non molto diretto, quindi magari vedi di venire ospite, Agostino, così parli di tutto. Ciao Agostino. Però mi ricordo pure che volevano, Danilo se non sbaglio, pure delle verifiche per vedere come storceva la fisheye, aveva chiesto Danilo, se non sbaglio, pure insieme a Agostino, no, verificare Danilo magari meglio. Danilo è parte del gruppo, quindi aveva i file originali e, pur essendo endosferista, aveva i file originali, ha potuto visualizzarli egli stesso, quindi non ho nessun tipo di remore a riguardo. Io dico sta cosa, poi vi lascio la parola pure a Simone, che scusa Sivo per l'attesa. E da quel
da quello che sto trattando sul canale, che ultimamente ho parlato di Tavistock, abbiamo nominato tantissime volte la PNL, no? Abbiamo fatto un certo tipo di analisi, pure io personalmente, e secondo me c'è una chiara manipolazione riguardo appunto queste cose sottili, come può essere il nome Terra Piatta, come è stato associato a una determinata immagine, come è stato associato a un determinato comportamento, no? E io ho visto pure che il gruppo si chiama Associazione Terrapiattisti Italiani, no? Poi ti spiego perché. Volevo dirti questa cosa. Io al momento mi sento personalmente che, ovvio, il globo, l'eliocentrismo non ridà per tantissimi motivi che magari tratteremo, però non so esattamente la verità di quello che ci circonda e personalmente penso che non ci abbiamo i mezzi per arrivare a determinate verità. E secondo me c'è stato... non ce li avremo mai, probabilmente. Esatto. E secondo me c'è stata una manipolazione proprio dietro queste due parole, terra piatta, e dietro questa ideologia, per comunque creare dualismo, per creare divisione e tutto il resto, ideologie dietro a determinate cose. Io vi volevo chiedere, prima di tutto, come la pensate voi da sto punto di vista? E seconda cosa, se lo considerate, che comunque, se ci riflettete su questo discorso della... Tipo, come abbiamo già parlato nel canale con Agostino, che non mi aveva promesso live, che non avrebbe più partecipato con Calogero e Galuppini, e adesso ho capito perché non me l'aveva promesso, no? Cioè tu mettiti nei panni di un ricercatore, okay, di uno scettico del globo, che vede voi, che vi chiamate Associazione Terapeutisti Italiani, e vi associa un'idea che può essere magari come la conferenza di Calogero e Galuppini. Ok, ti posso rispondere a questa? Ecco. Allora, l'idea di scrivere, di dare questo nome qui, ATI, Associazione Terapeutisti Italiani, è stata proprio una scelta voluta, perché, come dicevi te, dietro sembra che ci sia una regia al fine di dividere oppure di creare tensioni interne. Questa regia è sempre più evidente. Allora, questa regia c'è stata anche nella definizione di questa parola qua. Infatti c'è stato chi diceva: se dici terra piatta o terra piattista sei ignorante, se dici terra piana, terra pianista sei intelligente, no? Allora, se dici terra piattista sei un troll, se dici terra pianista sei invece... questa cosa qui era proprio la, secondo me, dal mio punto di vista, la voglia di creare divisioni interne, come la voglia anche di, questa è una parola che hai coniato te, di religionare questa teoria, no? Quindi abbiamo assistito proprio a questa divisione interna tra terapiattisti, terapianisti, poi ci sono quelli che credono in un concetto cattolico cristiano della terra piatta, e poi ci sono gli spiritualisti che credono in un risveglio globale, i New Age, chiamiamoli come... In entrambi i casi c'è la volontà da parte di qualcuno, no, di creare divisioni interne, ma magari neanche lui lo sa, neanche egli stesso sa di questo, però siamo tutti pedine di un gioco superiore, secondo me, che ha l'intento di creare tante divisioni interne. E quindi io ho pensato di dare questo nome qui, perché è un nome generico, semplice, ATI, Terapeutisti Italiani, però se non ti sta bene, oggi Nicola Giannini mi ha dato un'idea, puoi anche intenderlo come... Acquapiattista. Acquapiattisti, terrafermisti, no, italiani. No. Intendilo come vuoi, capito? No. Lasciate terra piatta è meglio, guarda. No, ma per dirti... Non è quello il punto è appunto dare un'indicazione per essere tutti dalla stessa parte, quindi mettere da parte la religione, mettere da parte lo spiritualismo, mettere da parte anche le definizioni terra piana, terra piatta, ma concentrarsi sulla sperimentazione, perché poi alla fine, come dicevi te,
non è tanto la meta che ci interessa, ma il viaggio da percorrere, perché molto probabilmente non riusciremo mai a venirne a capo di questa cosa qui, no? Però il fatto di starne a parlare, di stare a sperimentare, cioè te immagina un futuro dove i nostri figli crescano sapendo che il mondo è ancora tutto da scoprire. Sarebbe meraviglioso, no? Oggi noi siamo cresciuti, i nostri figli, i miei figli, vivono in un mondo in cui ci dicono è tutto scoperto, è chiuso, e c'è da pensare ai viaggi su Marte, ai viaggi su Giove, però in realtà poi materialmente non riusciamo a sorvolare un continente, due continenti terrestri, che sono l'Artide e l'Antartide. Quindi io voglio riportare tutti a questo, quindi eliminare tutte le divisioni che ci sono e concentrarsi su questo. Un mondo il complottologo chiede perché no acquapianista. Complottologo, perché secondo me è ancora più direttamente collegata all'idea che sono terrapiattisti che non vogliono utilizzare quel nome. Ecco perché. Secondo me è così. Però ho reso l'idea, no? Ho reso l'idea, sì, di quello che... Però volevo pure dire a Simone, magari, che ci racconta un po' quello che vuoi dire. Simone, che cosa ne pensi di questa ideologia che gira dietro la Terra piatta? Allora, io faccio un discorso più generale. Secondo me la consapevolezza di una persona è una cosa che cambia col tempo. Ad esempio, io 7 anni fa pensavo che la Luna era un satellite artificiale degli alieni. 7 anni fa. A quel tempo avevo quella consapevolezza, che e comunque 7 anni fa, nonostante pensavo che la Luna fosse artificiale, per me il modello eliocentrico con sfera rotante, cioè avevo abbonamento a Focus, quindi ero un appassionato di queste cose qui. E quindi secondo me comunque sia, ho perso a un certo punto, diciamo, indagando la fiducia di questo eliocentrismo, no? E non è che da una religione uno passa a un altro, perché qua di prima era una religione, in tutto e per tutto, perché ce l'hanno insegnata a scuola, non l'abbiamo mai verificata, non l'abbiamo mai approfondita, e quindi come una vera e propria religione uno ci crede. Poi succede che a un certo punto, io siccome sono sempre stata una persona curiosa, quindi avevo già visto altre cose su altri argomenti, diciamo, sono venuta a conoscenza di questa teoria alternativa. Ho visto naturalmente la teoria ufficiale che faceva, non spiegava tutto, e comunque mi sembrava strana, perché per i sensi che abbiamo noi, quando vai a leggere le velocità di rotazione della Terra, del sistema solare, e ci sono questi migliaia e migliaia di satelliti intorno alla Terra che girano, e c'è questa curvatura che comunque non vediamo, non percepiamo mai il movimento, che quelli che vivono in Australia non sono la testa in giù, ho cominciato a fare le mie domande come bambini, e le risposte che trovavo alla fine erano sempre risposte complicate di scienziati tipo Einstein, che parlava di tutto ma alla fine non diceva nulla. E comunque a un certo punto dici, vabbè, però se tutto questo non è vero, comunque deve essere così, perché che alternativa c'è? Non c'è un'alternativa. Poi invece, se uno indaga, vede che un'alternativa non solo c'è ora, ma c'è sempre stata, perché certe cose l'hanno pensata nel passato, ma non il popolo, degli altri scienziati, e hanno scritto anche dei libri, ci sono le cartografie molto interessanti nel XV-XVI secolo. Sì, sì, io intendevo più un discorso di come hanno dipinto gli scettici, no? O comunque questo movimento, di come pure tanti lo religionano, come aveva detto pure Ezio. Ma io penso che comunque è una cosa normale, perché comunque anch'io, quando per la prima volta affrontata, ho detto, ma questi sono tutti matti. Cioè, io ho capito nella vita che non ci si può fidare sempre del sistema, perché secondo me il sistema, diciamo, non ci vuole bene. Si parla di quello economico, quello politico, però ho detto, ora, questa qui è proprio una cosa forte. Quindi, li capisco benissimo, perché io prima ero così.
E quindi non posso dire niente, perché anch'io prima lo ero. È giusto, certo. È giustissimo. L'unica cosa che io poi ho approfondito, perché comunque io non devo etichettare, giudicare, io comunque se sono curioso una cosa la approfondisco, se no mi attengo, non è che penso dentro di me, è una cosa assurda, però non è che poi parto a insultare le persone. Tutto qua, quindi... Certo. No, per me è una cosa normale, perché è una cosa proprio forte, cioè è impensabile. Uno dice, sì. Cavolo, ma com'è possibile? È un complotto, perché devono essere tutti d'accordo, devono essere d'accordo i media, la NASA, gli astronauti. È una cosa impensabile, folle, e quindi è normale. Però se uno fa gli approfondimenti, qualcosa di strano vede che c'è. Poi... Se la Terra un domani venisse fuori che non è piatta, che è un videogioco, che è un ologramma, non importa, va bene lo stesso. L'importante, secondo me, per come sono fatto io, è non accettare mai quello che ci dicono, le verità assolute. Bisogna sempre, nel nostro possibile, andarcene a ricercare, che non è solo questo ambito, ma in tutti gli ambiti. Cioè noi dobbiamo essere responsabili di noi stessi. Non dobbiamo affidare la nostra vita agli altri, che poi sono persone sconosciute alla fine. Sì. Non so se ho risposto alla tua domanda. Come no? Non in maniera diretta, perché io la vedo proprio sotto... Secondo me c'è stata una grande direzione, la regia appunto dall'alto, di comunque questo argomento quando uscirà andrà su questa direzione, capito? Quello intendevo, però perfetto, Simone, non ci mancherebbe. Danilo, hai visto in chat, hanno detto parli solo te, stati zitto un po'. C'hanno ragione. Va bene, io parlo quando è utile, dai. Vai, dici te quello che ti pare. Non ho parlato del discorso tecnico, magari potrei parlare come viene svolta la richiesta dei permessi per fare il lancio. Dunque, i permessi per svolgere il lancio vanno richiesti all'ENAC, che è l'Ente Nazionale per la Protezione Civile, la quale, visti i pareri che vanno invece richiesti all'ENAV, che è l'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, e diciamo l'Aeronautica Militare, una volta raccolti i pareri di questi enti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile rilascia i permessi. E la domanda va compilata inserendo i dati tecnici del pallone sonda, inserendo le previsioni del volo, quindi salita, discesa e il raggio di volo dall'area di partenza. Dopodiché viene rilasciata l'autorizzazione e il NOTAM, che è un notiziario speciale che serve ad informare all'agente dell'area le operazioni che vengono svolte in qualsiasi parte del mondo. Per quanto riguarda me, posso dire, al di là della questione tecnica, che sono contento di aver partecipato a questo progetto, perché comunque mi ha permesso di fare nuove esperienze e conoscere nuove persone speciali e di fare nuove amicizie. Io sono appassionato di volo, a me piace volare. E vedere il panorama dall'lassù mi affascina, è una sensazione fantastica. E
per il lavoro che abbiamo fatto, vedere le immagini dall'assù è ancora più affascinante. Sì. Mi ha colpito. Rispondo al volo a Alex con la X. Non si può girare Hubble, è stato costruito solo verso l'infinito, non verso la Terra, quindi altre richieste. Comunque Danilo, oggi Giovanni Colla mi ha detto digli a Danilo di mettersi in forma, di essere più brillante, più esplosivo. Però voglio dire una cosa in merito a Danilo, no? Lui è un tipo di poche parole, però è pratico, è un uomo pratico, sul campo è un guerriero. E io non finirò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto per il progetto, perché è stato il nostro Jolly, quindi è il nostro capo tecnico, quindi ho piena fiducia in lui ed è un uomo di una grande competenza, oltre che di un grand'animo. Grazie. Grande Danilo. Sono molto curioso dell'organizzazione del prossimo lancio, perché con l'esperienza degli errori del primo e con tutto l'entusiasmo che potrebbe crescere, secondo me, cioè può crescere solo questo entusiasmo, e magari si può fare qualcosa che lascerà spazio a meno dubbi e si utilizzeranno tutte le apparecchiature necessarie per fare il possibile. Allora, scusami Piero, dunque il discorso di utilizzare tutte le apparecchiature necessarie, direi che con un bel fondo cassa si riescono a fare anche dei miracoli. Ho già detto dalle mie parti che l'acqua, ma che i soldi manda l'acqua in salita. Se si dispongono di cifre importanti, mi alleggerirei anche per far volare qualsiasi cosa e mandare anche a 40.000 metri la P1000, capito? Sì, io. Quindi c'è anche per quanto riguarda l'aspetto tecnico di fare un'ottima missione con parsimonia, per cui questo qui non è un aspetto da poco e quindi in questi giorni stiamo lavorando, ci stiamo dando da fare io insieme agli altri che si occupano della parte tecnica per realizzare diciamo un prossimo lancio molto performante con le disponibilità che sono per questo tipo di cose piuttosto esiguo. Ok. Invece io volevo tornare un po' sul discorso del fatto piace parlare di polemiche e creare dualità e sono d'accordo, però io ho voluto cogliere pure questa occasione per farvi rendere conto a voi come gruppo Ezio, perché io vi appoggio, l'avete visto, cioè sto dalla parte vostra, obiettivamente pure farvi capire la prospettiva magari di tanti altri che vanno per la ricerca, che credono ad altri, e di come valutare meglio da qui in avanti. Tutto qua, perché alla fine è lì, secondo me, la costruttività che potevamo dare con questa live. Sì, chiaro. No, ma come ti dicevo, noi siamo liberi, siamo aperti a tutte le collaborazioni, quindi tutte le persone che vorranno collaborare possono tranquillamente, non c'è una lira, sì. possono tranquillamente aderire al progetto, quindi però appunto non abbiamo bisogno di esperti esterni o parole esterne, di questo non ne abbiamo bisogno, quindi se volete contribuire siete tutti benvenuti, sganciati gay, come si dice, entrate nel progetto, quindi tutto, non sono io il cassiere, voglio specificare questo, perché qualcuno dice no, ancora si vuole, no. Il cassiere è Daniele Lepantini, e anche per Augusta 2, quindi è una persona di grande fiducia, e quindi è lui che raccoglie poi gli introiti, ecco.
stiamo chiedendo un contributo di 10 euro, a partire da 10 euro, c'è già chi ha messo anche di più, quindi quando raggiungeremo il budget ci muoveremo poi per la richiesta dei permessi e così via, cioè faremo tutta la stessa trafila che abbiamo fatto poi per Augusta 1. Sì. Quando è che sarebbe in programma, se si può sapere? Estate 2020. I tempi? Genericamente. Estate 2020. Quando 2020? Estate. Ah, ok. Estate 2020. Io, come già ti avevo detto, Ezio, personalmente ti dico di lanciarlo con la luna più illuminata possibile in cielo, perché mi piacerebbe osservarla con l'attrezzatura adeguata. Piacerebbe anche a noi, ecco. Quindi, poi te sei nello staff tecnico, quindi sai... Ma che tecnico? Io faccio pubbliche relazioni. Sì, però ti abbiamo inserito nello staff tecnico appunto perché sei come una sorta di garante di tutto il progetto, no? Ci piace che tu sia presente anche per Augusta, sarai presente anche per Augusta 2, quindi sarai il nostro telecameraman live anche per sperando che riesci questa volta a fare una ripresa continua sì magari ci attrezzeremo pure su quello quindi puoi testimoniare appunto il lavoro che stanno facendo i tecnici e quindi tutto quello che faremo per Augusta 2. Ok, mi sa che mi sta scendendo un po' internet, spero, pare che ha funzionato tutto bene stasera, se al momento sta saltando ragazzi, scusate ma è la mia connessione. Simone, volevi aggiungere qualcosa riguardo qualcos'altro, riguardo il lancio, qualcosa che non abbiamo detto? Io volevo appunto ecco rimarcare gli aspetti positivi perché è stata una bellissima giornata. È stato bello parlare e confrontarsi su tanti aspetti diversi, conoscere tante persone che ma su Facebook conoscevi da tanto tempo e per la prima volta te le ritrovi di persona e parlare un po' su tutto. Quindi da quel punto di vista è veramente fantastico, anche dal punto di vista dell'intraprendenza. Le critiche... Vai. Dicevo, Piero, te hai perso una grande cosa perché la sera prima Agostino ha cucinato per noi la paella e tu questo l'hai perso. Okay. Perché è stata una bella serata, sì, è stato fantastico perché noi abbiamo avuto anche il piacere poi di fare una bella chiacchierata tra amici, così in maniera del tutto distensiva, un bicchiere di vino, c'era il grande Jimmy Cerquetella pure che saluto. E con la paella cucinata da Agostino e da mia moglie, quindi era lì con lui. E a tal proposito voglio aggiungere una cosa, che lui stava facendo dei calcoli per il prossimo lancio che vuole prepararci le arancine, no? Essendo siciliano vuole farci assaggiare le arancine, però ha fatto dei conti con Simone che sì, per 20 arancine, io gli ho detto 20 arancine sono troppo poche per 40 persone, quindi va bene, dai. Però dai, la prossima volta magari se ci incontriamo un giorno prima, se anche voi riuscite a venire un giorno prima, sarebbe bello appunto fare una cena anche con te, con Simone. Volentieri. Ecco. L'anno prossimo oramai, l'estate 2020 ci manca un anno. Esatto. Io spero che presto Dharma verrà qui a chiacchierare per chiarire un po' quello che è successo, perché so che conoscendo tutti i punti di vista, come sono state dette delle cose stasera, spero che si vorrà magari chiarire anche, rinvito Agostino di venire in live, perché la live è molto più efficiente di un messaggio o di una chiamata, secondo me. Quindi spero che si farà chiarezza. Io il ruolo che voglio avere al momento, Ezio, che sto cercando di fare col canale, con la divulgazione, di essere imparziale e di vedere un po' quello che sta succedendo da un punto di vista. Io quello che ti voglio dire è che
io vorrei che le discussioni finissero con questa live, nel senso che ritornare a far polemica per Augusta 2, io considero, almeno dal mio punto di vista, finite qua. No, ma perché sul mio canale non si fa polemica. Io adesso mi oriento per Augusta 2. Io quello che voglio dire è che, ad esempio, Dharma ha detto a me non mi interessa dei troll, poi ha fatto quelle dichiarazioni pubbliche. Cioè, ma se era già nello staff tecnico e non ti interessa dei troll, non aveva senso neanche fare cose pubbliche così. Cioè, vabbè, ma comunque sia, ha detto la sua, noi abbiamo detto la nostra, appunto. Ma io considero concluse qui qualsiasi tipo di polemica o... Penso che abbiamo risposto alle domande anche. Non... Se lei verrà a chiacchierare, di certo non a fare polemica, perché non è quello che... Come abbiamo quello intendevo, esatto, assolutamente, come stasera non abbiamo, cioè perlomeno abbiamo fatto il possibile, è la prima volta che ho tre ospiti contemporaneamente, quindi anzi sta andando pure tutto alla grande, ancora 80 connessi, vabbè, Danilo, te, volevi aggiungere qualcosa? Dunque, se c'è qualcuno che voleva fare qualche domanda rapidamente, perché lì avevo letto qualcosa, magari... Se vuoi fare un riepilogo, perché ho visto che hanno richiesto la temperatura, se vuoi fare una cosa veloce, dei dati, boom boom boom. I dati in sintesi sono la massima temperatura rilevata è 47 gradi e mezzo, la minima temperatura rilevata a meno 41 gradi, la massima altitudine raggiunta 35.475 metri, la minima pressione registrata è di 530 pascal. E l'umidità minima rilevata praticamente è zero. E tutto qua per quanto riguarda in sintesi. Allora, il pallone è fatto di lattice, le riprese 16 noni penso, non aveva una valvola per le sovrappressioni, altre domande non ci sono. Allora, certo. Io voglio aggiungere una cosa riguardo il complottologo, là, Nicola Giannini ha fatto una domanda, è importante quello che ha detto, perché è stata sollevata un'altra critica che noi non abbiamo detto durante la live, che è stata quella di, sempre sollevata da Dharma, che dice che abbiamo allargato il video, così abbiamo fatto questa deformazione. Allora, il video è stato, il documentario è stato fatto da Enzo, e io gli ho girato la critica di Dharma. Allora, il video originale era in formato 4/3 e lui l'ha portato in 16 noni. È vero che distorce un po', ma è il formato classico che si usa in cinematografica, cioè i fotografi usano quella cosa lì. Avevamo due tipi di pixel e lui li ha portati entrambi a 16 noni, altrimenti si vedevano le differenze di ripresa. Io voglio dire che tutto il filmato è stato portato a quella dimensione lì, quindi non è stato fatto una cosa come per dire quando il pallone è in aria allora abbiamo allargato le immagini, e quando, cioè, è tutto il documentario che è stato fatto in quella maniera lì, quindi che da ripeto, dal formato 4/3 è stato portato a 16 noni, ed è un lavoro che fa qualsiasi fotografo quando fai il fotografo, cioè quando fa i filmini di matrimonio, tipo il mio filmino del matrimonio, il mio fotografo l'ha fatto a Cinescoop, no? E io gli ho detto: ma che cazzo hai fatto? Lui dice: io li faccio tutti così, cioè, e quella è stata una sua interpretazione del video, non c'è stata nessuna voglia di allargare le immagini per nascondere la curvatura, e queste sono pure elucubrazioni, pure speculazioni, cioè non ha senso questa polemica qui. Quindi io,
Io, come vedi, dall'aspetto tecnico mi tiro ben fuori quello no, che ho ma fatto. Anche io non sono tecnico, però non c'è stata nessuna volontà di voler manipolare, anche perché, ripeto, ci sono state delle polemiche che fanno a cazzotti tra loro. Da una parte si dice che abbiamo nascosto la curvatura, dall'altra si dice che la neghiamo, che si vede la curvatura nel documentario. Quindi o l'abbiamo nascosta oppure si vede e non la vediamo noi. Cioè, è questa cosa le qui... immagini non erano le migliori. Io il primo screen che ho visto sembrava un orizzonte AS, perché non lo so che tipo... Ma l'hai visto il documentario? Ma l'hai visto il documentario? Non tutto, non tutto. Ma vedi il documentario? È davvero fatto bene. Io ringrazio anche Enzo per il lavoro che ha fatto. È davvero un lavoro da professionista. È davvero emozionante. È davvero un lavoro fatto da un professionista. Ci ha dedicato il tempo senza essere retribuito. Quindi il suo lavoro, un fotografo professionista che si è messo a disposizione del progetto e ha fatto un lavoro davvero, sembra un piccolo film di Kubrick, le musiche, sì. Davvero, anzi ringrazio anche Cosmin per la musica rap, per il brano rap che c'è poi alla fine del quando scorrono le immagini, ci sei anche te, devi vederle le immagini, cavolo. No, perché l'avevi levato quando lo volevo continuare a vedere, non c'è. No, io l'ho levato perché è stato offline per poche ore, il tempo di levare quello spezzone di 2 minuti per problemi di copyright, che sappiamo tutti quali sono stati, e poi è stato di nuovo online, quindi tranquillamente. Non... Ok. Simone, volevi... C'avevi qualcosa in... Secondo me le cose principali sono state dette tutte, poi non so. Certo. Se c'è altro da infatti, aggiungere, dimmi. Te l'aggiungo dimmi. Io. Che cosa ne pensi della conferenza prossima del team Galuppini? Vabbè, l'imperatore Calogero. Spero che Calogero si sia portato la bottiglietta d'acqua. Perché è importante gli occhiali, perché no, a parte gli scherzi. Allora, io dico una cosa, in tutte le situazioni ogni persona risponde sempre per sé. Noi non siamo una setta che dobbiamo obbedire a un capo, a un guru, quindi uno deve essere libero di sentire. Si è bloccato Simone. L'abbiamo perso. L'abbiamo perso, stava dicendo che ognuno... stava facendo un segno. Eccomi. Ok. Dove l'avete sentita Luci? Che ognuno paga per sé. Delle proprie okay. conseguenze. Ognuno paga per sé. E si prende le responsabilità di quello che dice e che fa. Che poi non è detto che se uno fa all'apparenza una cosa sbagliata, poi non porti a qualcosa comunque di buono. Perché comunque sia, ci ha portato anche a conoscere Agostino, che per me è stato una cosa bellissima. Io ho sempre pensato alla sua buona fede, nonostante aveva fatto la conferenza a Palermo con loro, perché comunque loro erano usciti mediaticamente male con le Iene, perché avevano comunque fatto dei discorsi anche fuori dall'argomento, un po' discutibili. Poi naturalmente c'è anche il lavoro stupendo che fanno le Iene, che è il loro lavoro, sia di fare il taglio e cucci e di fare anche dire cose a persone che hanno detto, ad esempio, dell'effetto Pacman, non l'ha mai detto né Albino, né Calogero, nessuno, non l'ha mai detto nessuno. L'ha detto un uomo in maschera che sicuramente era uno dei geni, perché nessuno che pensa che a terza piatta pensa all'effetto Pacman o a che l'Australia non esiste. Diciamo che comunque, chiamiamolo movimento del terapeutismo, ognuno è una cosa bellissima perché ognuno la pensa liberamente, non c'è una direzione di pensiero, non c'è un gruppo da seguire, non siamo una setta. Ognuno è libero di fare, di agire e di pensare come vuole. Ad esempio, la cupola, molti sostengono che c'è una cupola solida, molti sostengono che è elettromagnetica, ci possono essere delle persone che dicono che non c'è questa cupola, oppure oltre i ghiacci ci sono terre, è infinita, cioè non c'è una linea di pensiero che è uguale per tutti. Quindi,
a livello personale non penso né bene né male, perché il bene e il male per me sono relativi. Io gli auguro, gli faccio gli auguri, soprattutto più di tutti, so che partecipa anche Danilo, faccio gli auguri anche a lui, faccio gli auguri a Agostino perché l'ho conosciuto, è una persona splendida, siamo in ottimi rapporti. Quindi non ho né diciamo da dire cose negative né cose positive. Penso che ognuno debba fare liberamente il proprio percorso. Tutto qua. Potrei dargli magari dei consigli su come impostarla, su cosa dire, su cosa non dire, magari non andare troppo fuori tema, di parlare di cose che non c'entrano. Questo sì, potrei anche dirlo privatamente, però non entro nel merito, diciamo, non giudico. Io diciamo che a livello personale non sono una persona né che ha canali YouTube, né che fa conferenze. Più che altro io sono sempre cose che ho fatte per me nella vita, sono sempre ricerche che ho fatte per me a livello personale. Non si deve mai andare a convincere nessuno, perché probabilmente forse si può anche ottenere l'effetto contrario. Secondo me la ricerca deve essere personale, il cambiamento deve essere personale. Poi in ognuno di noi c'è una scintilla che a un certo punto della Sì. vita. Va, dimmi, scusa. No, perché l'aspetto negativo, se ce n'è uno, che chi mi segue lo sa benissimo qual è, secondo me, è la chiara volontà di creare una ridicolizzazione o comunque un'idea di stupidi dietro questo tipo di argomento, che è. Ti scusa se ti interrompo, come ho detto prima, ognuno risponde per sé, quindi comunque se Albino o Carogio dicono cose comunque stupide o sbagliate, ne rispondono loro, non è che poi tutti gli altri allora sono loro. E comunque, Ok, secondo il mio è quello che parere, voglio dire, non c'è differenza agli occhi dei media. aspetta, ti posso anche dire un'altra cosa, se andate alla conferenza, il miglior scienziato che esiste in questo mondo a parlare del terapeutismo, secondo me, ora come ora, verrebbe ridicolizzato anche lui, perché non verrebbe preso sul serio a prescindere. Perché tanto secondo me questo qui è un argomento troppo forte. Nessuna persona si potrà convincere, secondo me, con una conferenza, perché ne ho dice una. Cioè, ad esempio, ora vado un po' fuori argomento, ma per fare capire il concetto. Per quanto riguarda i vaccini, ad esempio, c'è vari pensieri, ok? Poi molte volte etichettano le persone come Novax, quando invece si sta solo dicendo libertà, perché tra libertà di scelta e dittatura c'è una differenza. Però comunque in questo ambito ci sono dei medici che sono venuti fuori controcorrente, contro la scienza, a dire guardate che c'è delle controindicazioni. Nel nostro argomento non c'è nessun astronauta, né nessuno scienziato ufficiale che dice che stanno dicendo qualcosa che non può essere vero. C'è anche questo aspetto qui, quindi è ancora più difficile in questo caso. Proprio, ripeto, chi mi segue sa come secondo me viene gestito un po' questa manipolazione. Tu hai detto ognuno ne risponde personalmente, è verissimo, però non c'è distinzione nel piano mediatico, capito? È proprio l'obiettivo del piano mediatico fare tutto un'erba un fascio e mettere in evidenza nella spotlight solo magari una conferenza stile Palermo, stile Iene, e magari andare a rendere tutto più complicato. E voi, che ad esempio avete Terra Piatta nello stemma del nome del gruppo, magari siete associati a qualcosa che ci avete poco a che fare. Quindi la mia domanda è: questa terra piatta, cioè, se, secondo me si deve un attimo allargare il punto di vista ed uscire da certi cliché che hanno creato. Ecco quello che intendo io, perché io la fiducia alle conferenze non gliel'ho data dopo a Gerola, figurati dopo la seconda puntata delle Iene Palermo. E dal vivo Agostino, chiunque era presente, ho detto questa cosa e la ribadisco live. Mannaggia Agostino, mannaggia.
Eppure te, Dani, te... ma ci stai andando, questo ce lo puoi dire? Beh, ci sto andando, mica vado a piedi, vado... ci andrò. Ci andrai, ok, confermi quindi. Ci andrò, è a novembre, perché non mi sono ancora incamminato, diciamo. No, beh, io penso che... Dunque, la conferenza possa interessare a chi si interessa di certe tematiche, e per quanto riguarda magari chi ne ha sentito parlare poco, magari potrebbe suscitare la curiosità. Anziché magari guardarsi Grande Fratello, a guardarsi qualche video su YouTube o su Facebook dove si parla di terra piana, e magari prendiamo alcune persone nuove tra noi, alcuni risvegliati, alcuni nuovi curiosi, alcuni endosferici, perché no? Sì, sì, ma... Questo è un argomento talmente tanto delicato e ampio che poi noi siamo, ognuno di noi è diverso, con caratteri diversi, che è complessa un po' tutta la situazione. Però io che seguo anche molto bene, mi aggiorno il più possibile con il panorama mondiale, se aveste visto e magari avete avuto la possibilità di vedere l'ultima pubblicità dove ha partecipato Mark Sargent, oppure dell'ultimo Rocket Man che si lancia con questo rocket a qualche centinaio di metri, tutto a nome della Terra piatta, capito? E quello che dico io, perché personalmente mi sto allontanando da questa ideologia, sia del modello Gleason e di tutto quello che sta girando intorno all'ideologia, non per l'atteggiamento in particolare di qualcuno, ma per tutto quello che è diventato questo argomento. E quindi, visto che abbiamo parlato della conferenza e di questo soggetto, comunque sul mio canale era già chiaro, il ruolo che voglio ricoprire io è quello di informare in maniera imparziale quello che sono le cose, analizzare quello che sono le cose, chi è il benvenuto, chi vuole discutere di qualcosa è il benvenuto, come avete fatto voi, come hanno fatto gli altri, come faranno gli altri. Quindi in mezzo a tutta questa confusione e a queste tante ideologie, io credo che si debba riflettere su tanti altri aspetti, e cercherò di farlo con questo genere di contenuto, ecco. Che poi Ezio, Simone, pure Danilo, sto andando alla conferenza di Amsterdam, tra l'altro. Cioè dico che mi distacco dall'ideologia del terrapiattista, però vado alla conferenza. Appunto, a documentare. Ho letto il link per le donazioni, sì. Quindi spero di parlare il più possibile con i personaggi, di fare il maggior numero di domande. Però vedi Piero, scusami, anche questa cosa qui, di prendere distanza dalla conferenza italiana, però poi andare ad Amsterdam, no? Lo stesso che fa il nostro amato traduttore, cioè che pubblicizza conferenze straniere, però conferenze italiane... Non le guardo assolutamente. Ti dico subito, aspettami, finisco il ragionamento, poi io capisco quello che te mi dici riguardo al ridicolizzare un concetto, a rendere tutto molto molto stupido, no? Però io innanzitutto credo che bisogna sapersi prendere in giro. Quindi fare dell'ironia rivolti anche a se stessi, no? Tipo noi scherziamo molto su Calogero, no? Lui dice la telepiata, la telepiata, no? Noi abbiamo eletto nostro imperatore, no? Ma secondo me è innegabile la... Vabbè. Sì, però prendersi in giro è anche importante, perché poi, va bene, nella conferenza ci sarà Calogero che ha i suoi modi... folcloristici di parlare, ci sarà Albino che ha i suoi modi bibbiaroli di parlare, però non dimentichiamo che ci sarà
Favari, Agostino, che è una persona di grande stima e che chi lo conosce poi dal vivo sa che non lo fa né per ego né per soldi né, ma perché ha degli ideali, quindi e quindi su questo noi dobbiamo essere vicino, perlomeno, cioè essere più vicini a un italiano che a uno ad Amsterdam oppure a... Allora, prima di tutto non sono neanche d'accordo con il lavoro che stanno facendo quelli che parteciperanno a Amsterdam. E ci sto andando solo perché avrò la possibilità di conoscere di persona Dave Murphy, Geran, Campanella, Iru, Landucci, spero ci sarà anche Bob Nodell, spero ci sarà Nathan. Io ci vado per parlare con loro. Quello che diranno nella conferenza mi interesserà poco. Mi interesserà tanto avere queste conversazioni con questi personaggi. Quello è il motivo principale per cui vado. Ma no, il motivo queste è cose... Vai ad come... Ah, sì, le bombe, sono le bombe. Quindi capisco quello che dici. È il mio distaccarmi è inteso non andare contro qualcosa, ma osservarlo dal di fuori e supportare quello che ritengo supportabile e condividere quello che penso. Quindi chi dice credo in Calogero, chi dice credo in Galuppini, in questa conferenza lo rispetto, però sto semplicemente condividendo il mio punto di vista, perché per me è evidente che c'è una manipolazione che riguarda il gruppo. Chiudere dentro un'ideologia, chiudere dentro delle mura, creare divisione, nessuna possibilità di dialogo e solo e pochi passi in avanti, ecco, tutto qua. Però è una mia opinione, io più di quello non posso fare. Quindi no, io lo condivido, mi ci ritrovo nella tua riflessione. Quindi non è più neanche che consiglio qualcosa, io condivido quello che penso, ovviamente poi è un consiglio perché non ti consiglierei mai l'opposto di quello che credo, quindi va bene ragazzi. Però dobbiamo cominciare un po' tutti quanti a fare squadra, dobbiamo cominciare no, tutti quanti secondo a fare me squadra. a creare invece tanti giocatori senza una squadra, e invece capito qual è il concetto, tanti che fanno il lavoro in prima persona ma che riescono ad aggirare tanti concetti che oramai sono stati costruiti dietro sia da una parte che dall'altra questo argomento. Anche, ma l'importante è non ostacolare il lavoro degli altri, cioè non ostacolarci tra noi, questo è molto importante, perché va bene, te dici non facciamo squadra, giochiamo su tanti campi, può essere anche bella come cosa, perché come tanti tasselli dello stesso puzzle, no? Però se cominciamo poi ad ostacolare il lavoro che fa tipo Galuppini, che fa Calogero, che comunque sono dalla stessa parte, capito? Sono sulla stessa barca, quindi facciamo secondo me contro noi stessi, quindi noi dobbiamo... Vedi, tu hai usato l'esempio sulla stessa barca, se stiamo tutti sulla stessa barca allora basterà colpirne una, capito qual è l'esempio? Ma il mondo invece è questo, se stiamo... ma il mondo è questo, noi siamo ammanettati tutti alla stessa bomba, quindi sì, la barca è l'indice come il mondo, quindi siamo tutti sullo stesso mondo, quindi dobbiamo in un certo senso aiutarci tra noi e non ostacolarci. I troll fanno squadra, vedi, lo dice il complottologo. Sì, ma io pure il discorso dei troll, ragazzi, cioè a me non è come, siccome non sono un esperto tecnico, anche un'altra caratteristica mia è che il troll io oramai l'ho digerito, cioè la critica, quella classica, a me non tocca più che loro facciano quello squadra. Quello che ti dicevo non è tanto la critica o la polemica del troll che a me ferisce. A me quello che mi ferisce è il fuoco amico, cioè quelle persone che dovrebbero in un certo senso stare dalla nostra parte o perlomeno non ostacolare, e invece te li ritrovi contro. E quelle persone lì non capisci per quale motivo poi lo facciano.
Frankie, Frankie Low Energy, quando è che facciamo la live insieme? Dopo Amsterdam, ci conto, perché mo mi hai detto che c'hai tempo. Danilo, visto che stavi là spaparazzato, annoiatissimo, dici qualcosa, eh? Dunque, Dunque. abbiamo detto un po' di tutto. Diciamolo, diciamolo quello che dovevi fare, diciamolo. Me l'hai scritto, no? Cosa dovevi... È stato un sacrificio per stare qua. Insomma, ha rinunciato a un appuntamento romantico per noi, quindi c'è Oh, da apprezzarlo per vabbè. questo. Sì, apprezzabile, dai. Ragazzi, io a voi vi dico qua, cioè nel senso, quando volete chiacchierare di qualsiasi cosa, proponete anche voi, tanto oramai abbiamo tutti i contatti, mi scrivete, oh Piero, mi piacerebbe fare una chiacchierata su sta cosa, su sta ricerca o quello e quell'altro. Sempre disponibile. Bene, volentieri. Tutto. Tutto con una chiave così costruttiva, io sarò, osserverò tutto da lontano, cercherò di fare da tramite a qualcosa di nuovo, Va magari bene. aprire dei dialoghi, aprire nuove possibilità. Sei il nostro osservatore, dai. Esatto, nel bene e nel male. Comunque, io ci tengo a ribadire questo e poi dopo non parlo più. Che questa chat io considero conclusa qualsiasi polemica inerente ad Augusta 1, quindi non ci ritorno più per parlare, per rispondere. Quello che è stato detto, quindi quello che c'era da dire l'abbiamo detto e basta, io non voglio ritornarci più. Adesso siamo Va bene. concentrati su Augusta 2. Comunque stasera non abbiamo sollevato le polemiche, abbiamo cercato di rispondere. Avete detto la vostra riguardo a delle critiche, quindi non voglio che si abbia l'idea che stasera abbiamo sollevato polemiche, anzi, Assolutamente, assolutamente. tutto l'opposto. Vabbè, Ezio, allora ci tieni aggiornato nei limiti della privacy per quanto riguarda Augusta 2 e per qualsiasi altra cosa. Certo, chiaro. Va bene, io grazie Simone per la bellissima live, spero ti sia Grazie piaciuta, che sei stato bene. a te. Benissimo. E poi è un piacere avervi visto tutti, quindi sono contento. Anche per me, anche per me. Spero che ne rifaremo presto altre. Danilo, grazie per l'apporto tecnico, la pazienza di tutta la Grazie a voi, mi serata. ha fatto molto piacere. Pure dateci conto, un aggiornamento tecnico nei limiti del possibile, nella privacy, eh? Ma sì, adesso al di là degli scherzi, stiamo ragionando su come migliorare il tutto, su come rendere tutto molto efficiente e quindi, ecco, Sì. speriamo. Continuiamo così, con la grinta. Ezio, grazie pure a te. Ah, ok, scusa, Dani. No, ho visto lì qualcuno ha chiesto, fino a dove si riusciva a vedere da 35 km, lo scriveva Luca, e si vedeva la costa croata, insomma. Si vedeva la Però credo che la Croazia. costa croata, sì. Va bene, ragazzi, sono sicuro che al prossimo lancio ci sarà tanto materiale da analizzare, quindi non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ringrazio tutti quanti in chat, ragazzi, pure stasera numerosi, vi voglio bene. Non ve lo prometto, ma dopodomani, prima che, perché venerdì vado ad Amsterdam, quindi dopodomani sera ci connettiamo e ci facciamo una chiacchierata noi, senza ospiti. Ringrazio quindi tutta la chat, grazie di nuovo Simone, Ezio e Danilo. Ciao a Ciao. tutti, Ciao buonanotte. ragazzi, a Ciao, presto. buonanotte. Ciao. A A presto, presto. ci vediamo giovedì. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Ciao.